Banda Adriatica questa sera all'Archeodromo di Caprarica, che esperienza è stata? Molto bella, devo essere onesto, non lo conoscevo, è stata una splendida scoperta. È un parco molto bello, al quale ovviamente ci sentiamo legati, come a tutte le bellezze inesplorate del Salento, che si rivela terra ricca di sorprese. Per noi è una terra di partenza, ovviamente, perché è la terra dal quale ci imbarchiamo molto spesso per raggiungere l'altra parte del mare e dove troviamo continuamente delle somiglianze. Ovviamente in questi parchi che raccontano di qualcosa di antico si va a rintracciare ancora di più l'origine, e tanto più si va indietro nel tempo, con la musica noi lo scopriamo sempre, tanto più si scoprono un'origine comune fra il Salento e tutte le altre terre dell'Adriatico e del Mediterraneo. Quindi un rapporto speciale anche con il mare e con questa terra? Sì, sì, ovviamente questa terra è circondata dal mare, così come la nostra musica è circondata da tutte le musiche dei paesi dell'Adriatico e del Mediterraneo. Noi ci siamo imbarcati spesso per andare a scoprire altre musiche apparentemente lontane, musiche che parlano lingue diverse, musiche che apparentemente non hanno nessun punto di contatto con la nostra musica tradizionale, e che invece ogni volta che ci incontriamo, abbiamo incontrato tantissimi musicisti che venivano dall'altra parte, dall'est Europa, ma soprattutto dall'Albania, è stata una terra di riferimento per noi, scopriamo che c'è qualcosa di molto molto simile. Anche per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, ci sono nel bacino del Mediterraneo ci sono degli strumenti che più o meno si somigliano. Sicuramente, c'è la famiglia dei tamburi, per esempio i tamburi a cornice, che è tutta strettamente imparentata. Il tamburello sembra essere un rick, un daf, un bendir, questi strumenti che si usano nel Nord Africa, nel mondo arabo, in Turchia. E ovviamente noi suoniamo degli strumenti molto usati, per esempio nei paesi dell'est Europa, la sezione fiati, le trombe, i sax, i clarinetti, e l'organetto richiama con una sua connotazione salentina le fisarmoniche dell'est, della Grecia, dell'Albania stessa. E gli strumenti, così come le culture, si inseguono, rappresentano la loro storia, e noi non facciamo altro che raccontarla con uno spirito moderno, che è ovviamente uno spirito legato anche alla festa, al senso del viaggio, del divertimento, cioè del fare qualcosa di diverso, di nuovo.